Buongiorno ragazzi, eccoci qua per una nuova puntata della rubrica Portieri Mondiali. Allora ragazzi, eccoci qua, oggi racconteremo per voi il gruppo A. Quindi il gruppo A che è formato da Senegal, Olanda, Ecuador e i padroni di casa del Qatar alla loro prima partecipazione mondiale. Raccontiamo subito i portieri dei Paesi Bassi, quindi dell'Olanda. Allora, il titolare del ruolo è proprio lui ragazzi, Renko Pasveer. Renko Pasveer, che ha una storia molto particolare. Tanto per iniziare vi faccio vedere suo padre, eccolo qua, Eddie Pasveer, qua impegnato nel De Graafschap, scusate sempre la pronuncia, però ecco, è stato anche lui un portiere, quindi comunque ecco, l'origine del ruolo per Renko arriva proprio da suo papà. Ma tornando proprio al nostro Renko, Renko ha una storia particolarissima perché dopo varie stagioni, a livello normale, arriva all'Ajax nel 2021 come terzo portiere dietro a Onana e Stekelenburg. La squalifica di Onana e l'infortunio di Stekelenburg gli aprono le porte dell'Ajax. Lui le conquista in maniera incredibile. Disputa delle partite ottime e a sorpresa, un po' a sorpresa, ma neanche tanto, Van Gaal lo convoca per la nazionale olandese, anche perché la nazionale olandese, che da un paio d'anni ormai purtroppo non ha più portieri di altissimo livello, quindi giusto lo stesso Stekelenburg, Silisen, che anche lui è caduto un po' in disgrazia, quindi Renko dovrebbe essere il titolare. Anche se ora vi faccio vedere qua ecco qua il secondo portiere che è proprio lui. Eccolo qua, Justin Billo, che è il portiere del Feyenoord. Purtroppo qualche tifoso della Lazio che può guardare questo video lo ricorderà molto bene perché ha fatto benissimo giusto contro la squadra biancoceleste in Europa League. Lui è un portiere giovane, ecco, probabilmente il futuro dell'Olanda. Secondo me in questo mondiale il titolare, guardate che bella parata questa, pallone che rimbalza per terra, una parata difficilissima, sì, una parata difficilissima, quindi vi dico molto probabilmente il portiere, ecco, ora qua sono passato a Noppert, che è il terzo portiere dell'Olanda, ma come detto molto probabilmente Justin Billo, non in questo mondiale, ma sarà il futuro dell'Olanda. Il terzo portiere è Noppert. Allora, cos'ha di particolare Noppert? Noppert ha di particolare che, ecco qua, questa è una pagina della Gazzetta di qualche giorno fa, Noppert che rivincita a Foggia non giocava, ora para per l'Olanda. Quindi, birra in mano in cori da stadio in un bar del centro di Foggia. Un video del 2019 ritrae Andreas Noppert mentre da spettacolo con i tifosi di Satanelli. Quindi, in Puglia non giocava ed è arrivato ad essere convocato in nazionale, un gigante di 2,03 m. Quindi, veramente una per Noppert, devo dire, incredibile essere convocato in nazionale. Questo fa purtroppo anche capire i livelli in questo momento dei portieri olandesi, che non è altissimo, però questa è una favola che a noi piace tantissimo, e quindi dai, ci sono già due favole, perché la favola di Noppert e la favola di Pasveer, quindi tifiamo per i portieri olandesi sicuramente. Ma ora andiamo, ecco qua, al secondo gruppo, cioè al secondo gruppo, alla seconda squadra di questo gruppo, che è il Senegal di Edoumendi. Edoumendi che nel 2021 ha concluso una stagione incredibile vincendo tutto quello che c'era da vincere: Champions League, Coppa d'Africa, miglior portiere del mondo, miglior portiere della Coppa d'Africa, ha vinto tutto. Poi un po' incredibilmente si è ritrovato in panchina a far spazio a Kepa. Kepa che era considerato il portiere del futuro, il portiere più caro del mondo.
ma Mendy gli aveva subito preso il posto al Chelsea. E come detto, Mendy sarà sicuramente il titolare del Senegal, senza ombra di dubbio, uno dei portieri in questo momento migliori in circolazione. Con Potter è tornato finalmente titolare nel Chelsea e sono convinto che farà un grande mondiale. Il secondo portiere del... Scusatemi, eccolo qua, il secondo portiere del Senegal è Alfred Gomis. Alfred Gomis che noi conosciamo bene e purtroppo con Mendy davanti le sue possibilità di giocare sono molto poche, però un portiere che sa sicuramente il fatto suo e una coppia di portieri come Gomis e ripeto, Mendy non ce l'hanno in molti. E il terzo invece è Sammy Dieng che gioca in Inghilterra nel QPR. Molti portieri che giocano nel campionato inglese. Ora andiamo invece all'Ecuador. Andiamo all'Ecuador dove troviamo con il numero 1, abbiamo detto Hernán Galíndez. Anche se non sarà il titolare, Hernán Galíndez, che tra l'altro è nato in Spagna, quindi ha origini spagnole. Con il numero 12 troviamo invece, eccolo qua per voi, Moses Ramírez. Qua lo vediamo con il numero 1, ma in realtà il numero 12 ha solo due presenze nell'Ecuador, quindi Galíndez e Moses Ramírez si giocheranno, si contenderanno il secondo e il terzo posto nell'Ecuador. Anche perché il titolare è una leggenda in patria, eccolo qua, Alexander Dominguez, che nel 2014, in una partita dei mondiali contro la Francia, è riuscito a tenere la porta inviolata ed è stato nominato Man of the Match, con la maglia dell'Ecuador al numero 22. È, ripeto, una leggenda in patria, è sicuramente il titolare del ruolo, nonché uno dei punti di forza della squadra ecuadoriana. Ora passiamo all'ultima squadra del girone, il Qatar. Il Qatar che ha in Al-Shaab il titolare, perché con 33 presenze, tra l'altro le ultime due da capitano, è assolutamente il numero uno del ruolo e anche lui dovrebbe essere uno dei punti di forza della nazionale padrona di casa. Eccolo qua. Scusatemi, arriviamo subito. Ecco lì, il secondo portiere è Barsham, scusatemi, che ha avuto l'onore di giocare la finale del terzo posto alla Coppa Araba da capitano, quindi un vero onore comunque da giocare, visto che non era il titolare del ruolo, ha giocato la finale del terzo posto che molte volte, come sapete, ricordiamo Cannes nel 2006. Titolare era Lehmann, poi giocò Kan nella finale del terzo posto, tra l'altro facendo benissimo, e a volte succede, quindi l'ha giocata addirittura da capitano. Il terzo portiere sarà invece Youssouf Hassan, eccolo qua, un giovane che si godrà sicuramente il mondiale in casa da terzo portiere. Allora ragazzi, torniamo a noi. Io ho finito di presentare il gruppo A dei mondiali di Qatar 2022, dove sono presenti, ricordo, Senegal, Olanda, Ecuador e giusti i padroni di casa del Qatar. I nostri portieri preferiti direi che sono quelli olandesi, perché abbiamo due favole su tre, quindi noi le favole ci piacciono, anche perché vi ricordo sempre che io ho scritto Portieri Mondiali, storie di numeri 1 dal 1930 ad oggi, con la prefazione di Gianluca Pagliuca, e dove troverete veramente molte favole, soprattutto nei primi mondiali, molte favole particolari sui portieri, che sono cose, secondo me, che veramente non avete mai sentito perché non si trovano da nessuna parte. Quindi io ragazzi vi ringrazio. Vi saluto, vi do appuntamento al prossimo appuntamento della rubrica Portieri Mondiali. Se avete piacere, continuate a seguirmi su le mie pagine, i miei canali YouTube, le mie pagine Facebook, Instagram, TikTok. Ricordo sempre con la rubrica sul Guerin Sportivo, sulla homepage del Guerin Sportivo, sezione Il Cuoio. E niente, seguitemi dappertutto perché parliamo sempre delle favole degli estremi difensori. Ciao!
Ciao ragazzi, grazie. Ciao ciao.